La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per antichissima tradizione, questa è la notte di veglia in onore del Signore. Questa è la grande opera di Dio che stanotte celebriamo. Cristo è risorto e noi con Lui siamo chiamati alla vita vera. La luce di Cristo risorto, simboleggiato dal cielo pasquale, che reca incise la croce e la data di quest'anno, dà senso alla vita, alla morte, alla storia. Anche la chiesa di pietre tra poco si inonderà di luce e noi terremo in mano la candela accesa, ricordo di quella a noi consegnata nel battesimo. Ci ricorda le parole di Gesù: voi siete la luce del mondo. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo nuovo fuoco. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno, per Cristo nostro Signore. Il Cristo ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen. Delle sue sante piaghe, glorioso, ti protegga. Il Cristo Signore. Amen. La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Cristo, luce del mondo,
Grazie a Dio. Cristo, luce del mondo, possiamo spegnere le candele. Esulti il coro degli angeli.
inno di gloria saluti, il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra, inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore. E questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati, se lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa, che merito di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'Ave Madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cielo offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne, salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto, Cristo tuo figlio, che risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Ci mettiamo a sedere. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci e sul mare, sugli uccelli del cielo, sulle bestie, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, nei quali è abito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue alte dimore irrighi monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra. Fai crescere il fieno per le armanti, l'erba al servizio dell'uomo. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere, tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle tue creature, benedici il Signore, anima mia. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Seduti. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose, eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Grazie a Dio.
pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Dolcezza senza fine alla tua destra. Concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono
e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo al Signore, stupenda è la sua vita. Signore, stupenda è
popolo e lo pianti sul monte della tua eredità. Dove per tua sede, Signore, hai riparato santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre. Andiamo, Signore. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore, il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti è richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora per me è come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te, di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco, io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere, dallo spavento, perché non ti si accosterà. Parola di Dio. Fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco Dio, la mia salvezza.
mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Beati siamo noi, o Israele,
perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio. Secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncio alla casa di Israele, così dice il Signore Dio: io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele,
ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Nell'Antico e Nuovo Testamento ci insegna a celebrare il mistero pasquale
Fa che comprendiamo l'opera della tua misericordia, perché i doni che oggi riceviamo confermino in noi la speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Terminato le letture dell'Antico Testamento, c'è il canto di gloria, si accendono le candele dell'altare. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sediamo per ascoltare l'Epistola. Tra la lettera di San Paolo, Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua resurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse resa inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche noi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Ci mettiamo in piedi per la grande alleluia della notte pasquale.
il primo giorno dopo il sabato di buon mattino, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il Figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo, anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle parole parvero loro quasi un vaneggiamento e non credettero ad esse. Pietro tuttavia corse al sepolcro e, chinatosi, vide solo le bende e tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto. Creato a sua immagine e a sua somiglianza, ma quella cosa
quella creatura, quelle creature, non erano contente, volevano essere come lui. E per essere come lui hanno pensato, sembra una tragedia, ma è così, per essere come l'altro bisogna allontanarsi dall'altro, perché l'altro ci fa ombra, perché l'altro non ci fa essere liberi. E allora ecco il peccato. Ma Dio non si è dato pace. Fin dall'inizio ha incominciato a rincorrere l'uomo. E le pagine che abbiamo ascoltato dicono proprio questa rincorsa di Dio, questo Dio che sta appresso all'uomo e segue i passi per l'uomo per raggiungerlo. L'abbiamo visto giovedì sera, che non abbiamo potuto fare la celebrazione della lavanda dei piedi, che questo Dio che arriva non nel giardino, ancora presto, ma nell'ultima cena, l'ultimo momento di agape, di comunione con i suoi, e che cosa fa? Si china e agguanta, permettetemi questa espressione un po' forzata, santi bestemmia, Dio che agguanta finalmente l'uomo, acchiappa i piedi, ti acchiappa i piedi, te li bacia, te li lava. Sembra un Dio che sta dicendo, finalmente sei nelle mie mani di nuovo, finalmente io e te siamo una sola cosa. Vedi, quello che io ho fatto per te, fallo anche per gli altri. Ma non finisce qui, perché di nuovo fu portato in quel giardino, e lì l'agonia, l'abbiamo visto in queste sere. E stasera notte invece in quel giardino avviene un'altra cosa meravigliosa. Arrivano delle donne la mattina dopo e non lo trovano. Noi sapevamo che era qui. Non cercate tra i morti colui che è risorto. Perché cercate colui che è morto? Perché le donne vanno lì per cercare un morto. Finalmente questo Dio che ha guantato l'uomo e ha raggiunto l'uomo sembra lasciare l'uomo. Dio non ti lascia. Dio è sempre qui con te. Dio dice, eccomi, sono qua, sono vivo, sono il risorto. Non è più in quel corpo dove l'abbiamo conosciuto. È un corpo che oramai è appannaggio di tutti, a disposizione di tutti. Da quella Pasqua, ecco perché per un credente, per un cristiano, la notte di Pasqua è fondamentale, perché di qui parte tutto. Da questa notte noi possiamo comprendere che l'amore di Dio è pieno, totale, e non è finito lì. Non è finito con l'ultima cena, non è finito con la crocifissione, ma è una storia che continua. La nostra comunione con Lui è eterna. Siamo figli dell'eternità, siamo figli di Dio, gli apparteniamo. E possiamo gridare questo grazie alla morte e alla resurrezione di Cristo. La morte e la resurrezione sono la vera Pasqua, sono il passaggio che Dio ci fa fare da una vita spenta, da una vita senza senso, a una vita di gioia, a una vita di gloria. Le cose da oggi in poi non cambieranno, saranno le stesse. Le nostre vite, le nostre quotidianità non avranno nessuna influenza diversa. Avranno una sola cosa, la convinzione che non le viviamo più da soli. Stiamo con Lui, anzi, Egli è in noi. Ecco che cos'è la Pasqua. Auguri e sia lodato Gesù Cristo. Ora ci mettiamo in piedi, c'è la benedizione dell'acqua lustrale. Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu la
l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia attraverso l'acqua del Mar Rosso. Hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nostra salvezza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E adesso rinnoviamo le promesse battesimali. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, pertanto, al termine del cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Fratelli e sorelle, oggi è il giorno della salvezza, atteso e desiderato da tutta l'umanità. A grazie della Chiesa associamo ora la nostra preghiera. Diciamo insieme, Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci.
per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché accolga, custodisca e testimoni al mondo la vita nuova e i doni di pace del Cristo risorto. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, perché dalle celebrazioni della Pasqua attingano generosità e coraggio nel servizio ministeriale. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i nuovi battezzati e per i penitenti riconciliati, perché nell'abbondanza della grazia pasquale custodiscono il dono della comunione con Dio e con la Chiesa. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché la gioia della Pasqua si esprima in noi con propositi concreti di bene e giustizia. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Padre onnipotente, ti siano gradite le nostre preghiere e il mistero mirabile del tuo Figlio risorto sia per ognuno di noi motivo di gioia e di pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Onnipotente.
queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale per la tua grazia ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente buono e giusto, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, ma soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Martina, Raffaele, Donato, Cosimo. Nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio. San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i nostri Santi, Domenico, Tommaso, D'Aquino, Caterina, da Siena e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
stati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, Signore, ma di sua santa parola di Dio.
Infondi in noi, o Signore, lo spirito della Tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali, viviamo concordi nel Tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di terminare voglio ringraziare tutti voi per aver partecipato a questa Eucaristia e soprattutto vi ringrazio perché ci avete dato la possibilità di riprendere quella che è la vita sacramentale. In questi giorni è stata dura, però è stata bella l'esperienza della riconciliazione, della confessione rifatta con serenità, e molti di voi sono venuti da tutta Marabita e anche dai paesi di limitrofi. La Madonna è contenta e noi siamo contenti di servire questo santuario. Vi chiedo di pregare per noi, che abbiamo bisogno sempre della vostra preghiera, del vostro ricordo e della vostra vicinanza. Auguri a nome di tutti i miei confratelli, per tutti quanti, tutto il gruppo soprattutto del coro, per tutti quelli ministranti, per tutti quelli che hanno partecipato. Inchinatevi per la benedizione. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella resurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Amen.